dicevo prima non è stato fatto. Però se questa scaletta è stata imposta, null'altro può esserci imposto. Vorrei qui affermare appunto la piena autonomia in cui questo Consiglio disputa e delibera. Questo Consiglio è sovrano e libero nella valutazione e nella deliberazione che ne deve conseguire, e nessuna diffida esterna ne può condizionare il giudizio. Questo è palese dalla legge ed è supportato, soprattutto per chi ne aveva qualche timore, dai pareri legali, l'ultimo arrivato ieri sera alle 7:30. Certamente questo Consiglio ha dovuto vivere nella fretta della sua costruzione, una fretta che è stata dettata dai tempi che ci sono stati imposti, dal fatto che alla proprietà di cui qui si discute erano stati chiesti 60 giorni di tempo per esaminare documenti e quant'altro, soprattutto tenendo conto del fatto che 2/3 di questo Consiglio è nuovo e che la sua maggioranza politica è completamente nuova. Però ci è stato negato. E allora, per quanto attiene ai tempi, noi abbiamo cercato in tutti i modi, fino all'ultimo momento, in maniera spasmodica, di ottenere tutti i documenti possibili. Faccio presente che alcuni di questi documenti, a mio rilievo assolutamente importanti, sono arrivati nella giornata di ieri. Tutta l'opera di lettura e di approfondimento è stata fatta con coscienza dei consiglieri, da quelli di maggioranza con cui ho vissuto assieme e credo altrettanto da quelli di minoranza che ho incontrato nelle sale comunali. È stato fatto tutto il possibile affinché tutti i documenti appena arrivati fossero resi disponibili. Faccio presente che la seconda commissione, proprio per i tempi tecnici in cui si è potuta costituire, si è potuta costituire solo venerdì scorso, a tempi che per il regolamento comunale bisognava già depositare la delibera. Da ciò che concerne, che la presentazione della delibera non ha rispettato i tempi proprio per i motivi che ho detto ora, e solo ed esclusivamente per la volontà di esperire tutto il possibile e avere il massimo della documentazione. Senza contare un passaggio importante, almeno noi lo riteniamo, che è stato l'incontro con la cittadinanza, che per i tempi che ci siamo dati è stato possibile solo ieri sera, e anche questo lo riteniamo doveroso. E tutto quindi con attenzione e trasparenza, con attenzione e totale disinteresse. Lascio la parola all'assessore Perco per l'illustrazione della delibera. Buonasera a tutti i consiglieri, alla giunta e all'intero pubblico, che ringrazio anche per la partecipazione a questo importante argomento. E l'argomento, sappiamo, è un argomento estremamente complesso e delicato, e non ho la presunzione assolutamente di ricostruire in modo completo ed esauriente, non ne avrei la capacità e il tempo per riuscire a fare un lavoro esauriente su un tema che coinvolge questa città dai lontani anni 60. E è un'area che ha subito un interesse e una discussione su una sua riqualificazione, partendo dal presupposto che tutti erano consapevoli del degrado di quell'area, da tempi estremamente lontani. Ricordo solo per sommi capi che la delibera ancora del 27 giugno 88, approvata dal Consiglio Comunale di Fiume, approvò un piano particolarizzato del sviluppo di quell'area, che è quello che poi ha dato vita alle primi interventi della COP e degli insediamenti oggi esistenti nel primo stagio. Ero in consiglio comunale, io all'epoca c'era anche Ezio Lise nel 88, e quindi la cosa parte molto lontano. Il problema, dicevo prima, è delicato e complesso perché
la discussione che c'è stata è una discussione che, come dire, è sempre stata in parte viziata dal fatto che le amministrazioni comunali che sono succedute non sono mai riuscite a prendere in mano la situazione con una pianificazione di interesse pubblico, di valorizzazione di quell'area, con tutte le interrelazioni che questo implica, cioè antistante la stazione delle ferrovie, del trasporto, l'interscambio trasporto con Marotaia, del sistema di mobilità scolastica, della viabilità, della circonvallazione, delle interrelazioni con le problematiche di tipo commerciale e delle interrelazioni con il centro storico, visibilità della cittadella per chi arriva da sud, per chi arriva alla ferrovia e quant'altro. Tutte implicazioni che sono state oggetto di lunghissimi dibattiti, ma che in realtà le varie amministrazioni che si sono succedute non hanno mai avuto né il coraggio né la capacità di prendere in mano quell'area strategica per attivare una pianificazione di iniziativa pubblica che fosse chiara, trasparente e che coinvolgesse nel dibattito l'intera città. Questa è la premessa indispensabile. Tant'è che anche il vecchio piano cosiddetto particolareggiato di iniziativa pubblica in realtà non era un piano di iniziativa pubblica, era un piano proposto da privati, un progettista incaricato dai privati che l'amministrazione all'epoca fece proprio, ma non era un disegno su commissione dell'amministrazione. Quindi, come dire, quell'area è sempre stata oggetto di spinte di natura privatistica sfuggite di mano alla pubblica amministrazione dal punto di vista di una gestione dell'interesse pubblico complessivo, delle interrelazioni con le altre discipline, con gli altri settori della città. Questo, dico, è un comune denominatore che segue un po' tutto l'iter dello sviluppo di quell'area. Ma detto questo, e su questo non voglio dilungare, perché sarebbe stato bello per tutti, credo interessante per tutti, poter discutere la pianificazione di quell'area anche in questa sede dall'inizio, senza vincoli e senza compromissioni. In realtà noi questa sera iniziamo una discussione che non è libera da vincoli, impegni e iter procedurali, è una pianificazione già in fase molto avanzata, tanto che a tutti è noto che il piano CIPER, il cosiddetto, è un piano vigente, approvato, e che quello di cui andiamo a discutere oggi è una variante di quel piano. Voi sapete che la proprietà dell'area era della Montanti e il piano Chipperfield è stato attivato e approvato in costanza di proprietà della Montanti, che poi ha venduto la proprietà al Taron SRL, che ha mandato avanti la proposta di accordo di programma per realizzare quella variante. Non so quali sono i problemi tecnici. Interferenze esterne sulla discussione. Ecco, diciamo, la variante è stata attivata dalla proprietà da oggi con una proposta di accordo di programma che interviene a modificare radicalmente quello che era il piano CIPER più vigente. Io su questo, in questa sede, non mi voglio dilungare perché abbiamo parecchio tempo da esaminare e credo sia noto a maggior parte, sicuramente i consiglieri comunali, anche perché abbiamo avuto una serie di occasioni di incontro che sono stati la commissione urbanistica recentemente, in cui abbiamo affrontato anche sul piano tecnico e anche abbiamo visualizzato quali sono stati gli interventi che si sono succeduti, e anche l'incontro pubblico ieri sera al Panagliaccio è stato oggetto di confronto e di visualizzazione degli interventi.
Quello che è importante sottolineare è che la variante proposta dall'attuale proprietà è una variante che ha seguito un iter procedurale molto particolare, che è quello dell'accordo di programma, che è quello che, di cui discuteremo stasera sostanzialmente. Anche su questo io non la voglio fare particolarmente lunga, mi basta però tracciare due cose perché poi non ci siano equivoci. Che cos'è l'accordo di programma e quando si può attivare? Ora, la scelta che è stata compiuta dalla proprietà è quella di non seguire l'iter ordinario di approvazione di una variante di pianificazione territoriale come quella in centro, che comportava una serie di passaggi in comune presso tutti i vari enti interessati, genio civile, sovrintendenza, provincia, regione e quant'altro, con un iter procedurale lungo, complesso e anche particolarmente lungo. Noi sappiamo che gli aspetti della nostra burocrazia purtroppo comportano tempi lunghissimi anche per questo caso. È stato seguito invece una procedura che è prevista dalla legge regionale urbanistica, l'articolo 32, che praticamente prevede che qualora vi sia una pianificazione di interesse sovracomunale, può essere seguita questa strada particolarmente accelerata che comporta una riunione, praticamente una richiesta alla regione del soggetto proponente, che è in questo caso la proprietà, che l'ha trasmessa il 21/6/2011 alla Segreteria Generale della Programmazione in Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione, da cui scaturisce una conferenza di screening indetta alla Direzione Urbanistica con la partecipazione degli enti, delle direzioni regionali e dei privati dei proponenti. E questo è avvenuto il 25 ottobre 2011. In che cosa si produce quindi questo? C'è una fase prima di prevalutazione e poi c'è una fase istruttoria per perfezionare il progetto, raccogliere i pareri delle strutture regionali e degli enti interessati tenuti a rilasciare i pareri. L'autorizzazione paesaggistica, la compatibilità idraulica, sismica e quant'altro. E la fase istruttoria si è attivata il 28 febbraio 2012. Questa procedura accelerata prevede che proprio questi incontri si svolgano tra tutti gli enti interessati contemporaneamente, tant'è che la fase poi decisoria, che si è conclusa con la conferenza, c'è stata una prima conferenza decisoria del 20 marzo 2012, la pubblicazione degli atti da parte del Comune per la raccolta delle osservazioni da parte di tutti i soggetti che possono avere diritto a fare osservazioni, che sono chiunque di altri interessi, associazioni, cittadini, eccetera, e poi una seconda conferenza decisoria in cui vi è l'esame delle osservazioni e la firma definitiva dell'accordo di programma. Le osservazioni sono state esaminate, quelle che sono pervenute, tra le quali ricordo quelle dell'UF, dell'ASCOM, del Comitato Pro Danon e di alcuni cittadini privati, e le controdeduzioni hanno sostanzialmente ritenuto non attivabili la maggior parte delle osservazioni, o comunque osservazioni che potevano trovare una definizione in sede di processo esecutivo. La conferenza decisoria quindi ha esaminato le osservazioni formulate e le controdeduzioni e è arrivata alla firma definitiva dell'accordo di programma in data 27 aprile 2012. Qual è stato il passaggio intermedio importante da ricordare? Che prima di arrivare alla conferenza, alla finale conferenza decisoria del 27 aprile 2012, il Consiglio Comunale di Feltre, con delibera numero 39 del 19 marzo 2012, è stato convocato per autorizzare il sindaco, leggo testualmente dall'oggetto, alla sottoscrizione della bozza di accordo di programma. Questo passaggio non era un passaggio obbligatorio, tant'è che
nello schema procedimentale elaborato dalla giunta regionale Veneta, che è la delibera 2943 del 2010, nello schema procedurale questo passaggio, gli altri codici collaborativi sono tutti previsti, questo passaggio di portare in consiglio l'autorizzazione al sindaco alla firma non è previsto, ma è stato fatto, e non è certamente che non poteva fare, si poteva fare. Evidentemente il sindaco ha ritenuto di avere un rafforzamento, una legittimazione ulteriore per la sottoscrizione dell'accordo di programma da parte dell'organo sovrano del comune del territorio, che è il Consiglio Comunale. In quella sede il Consiglio Comunale ha autorizzato il sindaco, con il voto contrario della loro opposizione, c'erano quindi 6 voti contrari, 12 favorevoli su 18 presenti, e il Consiglio Comunale ha quindi approvato l'autorizzazione al sindaco alla sottoscrizione. Qual era l'iter previsto successivamente a questo? Quindi il sindaco è stato autorizzato, abbiamo visto la conferenza decisoria del 27 aprile 2012, a questo punto l'iter procedimentale previsto dalla delibera di giunta regionale che ricordavo prima prevede la ratifica delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale, la ratifica di una deliberazione del Consiglio come chiusura di questo iter. Anche questa è una cosa un po' strana, ma lo dico solo per completezza di disposizione, nel senso che la legge regionale urbanistica, l'articolo 32, che prevede l'accordo di programma, non menziona la ratifica del Consiglio Comunale. Dice che dopo la conferenza decisoria c'è la firma del Presidente della Giunta regionale e poi va la pubblicazione al bollettino ufficiale della Regione in Bur e diventa esecutivo e definitivo l'accordo di programma. Questo prevedeva l'articolo 32. In realtà la Giunta regionale ha voluto introdurre questo schema procedimentale, probabilmente ritenendo più completo un iter in cui, dopo le osservazioni dei privati, delle associazioni, tornasse in consiglio, perché le osservazioni sono state viste solo in conferenza decisoria, ma non sono state poi esaminate dal consiglio. Quindi per la chiusura dell'iter la giunta regionale ha previsto che torni alla ratifica del consiglio e solo dopo la ratifica del consiglio va alla firma del Presidente della Giunta regionale e alla pubblicazione sul bollettino. Questo l'iter procedimentale, quindi quello che era previsto come chiusura dell'iter era questo aspetto, la ratifica. Ora, quali sono i problemi che si sono posti in questa vicenda e cos'è questo accordo di programma? E quali sono i problemi che andavano esaminati per prendere una decisione stasera? Lo diceva già il Presidente prima del Consiglio che è stato fatto uno sforzo notevolissimo per, nel pochissimo tempo a disposizione da quando ci siamo insediati, per riuscire ad esaminare con particolarissima attenzione tutti gli atti a nostra disposizione in un iter così complesso, articolato, che ha richiesto il parere di numerosi enti, dicevo prima, sovrintendenza, genio civile, quant'altro, una fase istruttoria da parte della regione, una miriade di carte, di lavorati, di relazioni e quant'altro, e un esame complesso di tutto questo perché? Perché abbiamo ritenuto, confortati in ciò da una ricerca ma anche da un parere legale, che non fosse una mera presa d'atto la ratifica, ma la ratifica implica una verifica della correttezza dell'iter procedimentale, della sussistenza di tutti i presupposti perché un consiglio possa liberamente esprimere il proprio parere se questo iter complesso che ho delineato prima
è stato seguito correttamente, completamente, se l'istruttoria è completa, se tutti i pareri sono stati espressi da chi deve esprimere, se ci sono contraddizioni tra pareri, se gli atti sono completi, se le volontà sono state rispettate, ad esempio le prescrizioni del Consiglio Comunale del 19 marzo, e di verificare tutti questi aspetti. Questo è presupposto per poter esprimere il voto di ratifica, di non ratifica e quant'altro. Allora, questo esame è stato compiuto in modo articolato e approfondito, ovviamente ci saranno anche sfuggite probabilmente un sacco di cose, ma perché i tempi sono stati quelli che sono, abbiamo chiesto alla proprietà una possibilità di concordare una dilazione di 60 giorni rispetto al termine previsto nell'accordo del programma per la ratifica. La proprietà ci ha gentilmente risposto di no, e ne abbiamo preso atto, perché non era obbligata a dirci di sì, e siamo andati avanti per la nostra strada. Ora, con i tempi a disposizione abbiamo fatto questo. Perché dico i 60 giorni? Perché l'accordo di programma prevedeva testualmente e letteralmente, tra gli obblighi del carico del comune, il comune si impegna, in continuità con le determinazioni istruttorie e provvedimentali qui assunte, a portare il presente accordo alla ratifica del Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva alla data di sua sottoscrizione definitiva e comunque entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo medesimo. Questo è quanto abbiamo provveduto a fare, cioè abbiamo portato, sottolineo che il verbo usato dall'articolo 6 è portare il presente accordo alla ratifica del Consiglio, lo abbiamo portato il presente accordo nei termini. Quello che era utile quindi esaminare che cos'era, era due cose sostanzialmente. Se la bozza di accordo che è stata messa a disposizione dei consiglieri il 19 marzo in sede consiliare è la stessa che è stata sottoscritta in conferenza decisoria del 27 aprile, primo discorso, che è fondamentale. Secondo discorso, se le prescrizioni e osservazioni del Consiglio Comunale del 19 marzo, che diceva al sindaco sì, ti autorizzo a firmare l'accordo di programma, sono state rispettate e osservate nel testo dell'accordo di programma, negli elaborati allegati, nelle cartografie e nei documenti allegati. Questa è la verifica che abbiamo compiuto e a questa verifica abbiamo queste conseguenze e abbiamo avuto questi risultati che adesso vi vado a esporre. La prima è le osservazioni fatte nella delibera del Consiglio Comunale che autorizza il sindaco sono state ottemperate nell'accordo di programma e negli elaborati? Punto di domanda. La nostra risposta è alcune sì, molte altre no. Dico esattamente quali per completezza, perché poi siamo qui proprio per questo stasera. È un'analisi anche ulteriore rispetto a quello che abbiamo fatto, non so, ieri sera in pubblico, che abbiamo accennato alcune cose, ma non siamo entrati nei dettagli totali, perché questa è la sede in cui esaminiamo le questioni dettagliatamente. Allora, la prima questione che era stata sollevata dal Consiglio Comunale era è da valutare se l'edificio pubblico, la piazza e il relativo accesso meccanizzato su Viale Piave, così come concepiti, non siano da acquisire al patrimonio pubblico, ma essere invece privati con pubblica autorità ed uso in parte o in tutto, diceva il Consiglio Comunale. Negli elaborati legati all'accordo definitivo, come in quelli legati in bozza, tavola 19, è prevista la cessione dell'edificio pubblico e l'uso pubblico, con gestione privata, della piazza e relativo ascensore. Seconda prescrizione del Consiglio. Relativamente al parco giardino urbano, si ritengono di pubblica utilità e ad acquisire al patrimonio pubblico solamente quei percorsi pedonali che hanno sicura valenza di collegamento con la città. Era ovvia questa osservazione, dice il Consiglio. Andiamo ad acquisire solo quei percorsi che sicuramente sono di interesse pubblico tra i punti di contatto, perché altrimenti ci accogliamo dei percorsi inutili e dobbiamo poi farne la manutenzione e vanno, come dire, a far parte del monte
oneri di beneficio pubblico del 5%. Né risposta della verifica, né gli elaborati allegati all'accordo tavolo 19 non è presente alcuna indicazione per la cessione dei percorsi. Tutta l'area rimane in proprietà e in gestione privata con il pubblico. Altra considerazione del Consiglio Comunale. Gli importi delle sopracitate opere non acquisite al patrimonio pubblico e non ritenute di pubblica utilità, così come quantificate nel preventivo sommario di spesa legato al progetto, dovranno essere compensati da parte della ditta lottizzante con la realizzazione di opere pubbliche di pari importo che l'amministrazione indicherà anche all'esterno dell'ambito del piano di intervento. Negli elaborati allegati all'accordo tavolo 17, le opere private di uso pubblico, questa è la verifica che abbiamo fatto, sono conteggiate al fine del computo degli oneri e contribuiscono al totale di 5 milioni di euro indicati all'accordo. Nessuna indicazione data in merito a possibili opere da non conteggiare ed eventuali nuove opere da contestare. Per inciso, ricordo, ma mi pare che sia un dato noto a tutti, insomma, che nell'accordo di programma è previsto che la proprietà privata si impegna, si obbliga alla realizzazione di opere pubbliche e beneficio pubblico, così detto, per un importo di 5 milioni di euro. Altra considerazione del Consiglio Comunale è da integrare la tavola 19 affinché chiarisca puntualmente le opportune interconnessioni tra aree pubbliche e private, aggiornandole inoltre alle precedenti considerazioni. La tavola 19 dell'accordo definitivo è identica a quella legata alla bozza di mozione, quindi non è stata modificata come. Altra considerazione del Consiglio Comunale è da valutare che il parcheggio pubblico in superficie di fronte alla COP sia sufficiente considerando gli standard commerciali, mentre da verificare che i parcheggi interati ad essere riservati in intervento siano adeguatamente collegati ed accessibili in funzione dell'attività commerciale stessa. Da quanto emerge dagli elaborati, tavole 22 e tavole 10 non risultano essere stati modificati tra la bozza e il definitivo, non è chiara neanche questa questione. Altra questione sollevata dal Consiglio. Si ritiene da valutare la realizzazione del nuovo edificio denominato D. In cartografia chi l'ha potuta vedere, non abbiamo parlato in commissione, abbiamo parlato anche ieri sera nella seduta pubblica, è previsto all'esterno dell'ambito di realizzazione del progetto, nella zona della antistante alla stazione autocorriere, della realizzazione di un edificio denominato D in cartografia, di un nuovo edificio. Il Consiglio diceva, valutate la realizzazione di questo, perché c'è un edificio inutilizzato di proprietà delle ferrovie, che potrebbe essere acquisito e destinato a tale scopo. Inoltre, può lasciare perplessi la localizzazione di un'area privata nel mezzo di quella pubblica tra rotatoria e stazione autocorriere. Verifica fatta, l'edificio è ancora presente negli elaborati e nessuna indicazione è stata data in merito. Altra osservazione del Consiglio Comunale, si ritiene che la quota della piazza possa essere troppo bassa in relazione al terreno e all'edificato circostante, con possibilità di creare inoltre diversi problemi tecnici in caso di allagamenti o sgombero. Risposta delle verifiche. Gli elaborati legati all'accordo definitivo non è presente alcuna indicazione. Poi c'è un'osservazione che riguarda la relazione geologica che dovrà essere integrata con quella di compatibilità sismica, come previsto dalla normativa vigente. Non l'abbiamo trovata negli allegati al progetto, ma da una verifica puntuale di tutta l'istruttoria abbiamo rilevato che la relazione di compatibilità sismica ed idraulica sono state regolarmente presentate al Genio Civile in data 19 marzo 2012. Con parere 23-4-2012. Tralascio in questa sede ovviamente le valutazioni di merito sulla congruità o meno delle relazioni idrauliche di compatibilità sismica, che da alcuni che ha fatto le osservazioni sono ritenute insufficienti, inadeguate, poco aggiornate e relative solo a una parte dell'area, eccetera. Ma non era questo il compito nostro in questa sede, perché l'istruttoria l'ha compiuta la Regione e non siamo entrati nel merito sulla congruità di alcuni documenti prodotti. La tavola 5, dice il Consiglio Comunale,
sia modificata in modo da riportare esattamente lo stato di fatto. La tavola è stata integrata in questo caso, che è una delle osservazioni ad più, che con la lodatoria temporanea realizzata dal Comune. Sia specificato in maniera chiara l'utilizzo del collegamento veicolare tra le rotatorie, in particolare in quale modo sarà gestito l'accesso ai veicoli sia dei clienti dell'area commerciale che non. Nessuna indicazione è stata data in merito verificando le tavole. C'è poi un problema relativo alla osservazione sempre del Consiglio relativo al progetto di riqualificazione della viabilità esistente. Il progetto della viabilità non è oggetto dell'accordo in quanto specificamente autorizzato in conformità al piano CIPER-FIA-PRESCAR, quindi non c'è stato in quel momento nessun piano e progetto specifico dal punto di vista della viabilistica. Queste sono sostanzialmente i raffronti tra le osservazioni del Consiglio Comunale che autorizzava sino alla primaria, di quanto è stato ottemperato e quanto non è stato ottemperato. Quindi abbiamo riscontrato che ci sono una serie di, la maggior parte di queste osservazioni non hanno trovato risposta nel testo definitivo e negli elaborati della propria procura. Questo è un primo aspetto. Poi c'è un secondo aspetto che è rilevante, per il quale abbiamo ritenuto, dopo aver visto queste difformità e dopo aver letto con attenzione i due accordi di programma, noi abbiamo anche ritenuto di dire qui è necessario acquisire un parere legale, evidentemente, perché noi possiamo basarci purtroppo solo sulle nostre esperienze e capacità, vista la delicatezza della materia, è opportuno acquisire un parere legale esterno. E abbiamo fatto una scelta, che è quella di affidare l'incarico di questa verifica ai legali dell'amministrazione precedente, che sono i legali che difendono l'amministrazione precedente nei ricorsi, ad esempio, non solo in quelli, ma in diverse questioni, ma anche nei ricorsi presentati al TAR avverso il piano cittadino, cioè l'avvocato Vincenzo Grosso e l'avvocato Alberto Brunari. Questi legali, per cui, come dire, anche sotto questo profilo non abbiamo voluto fare una scelta, come dire, ovvero questi hanno già la conoscenza di una gran parte della vicenda, in realtà non sono i legali della situazione precedente, riteniamo anche che possono darci un parere assolutamente in tempi, speriamo, rapidi, perché avremo poco tempo, ma anche, come dire, al massimo oggettivo e onesto intellettualmente. Noi abbiamo chiesto un parere onesto intellettualmente, che parere che ci è pervenuto sottolinea diverse criticità. La prima è quella che in parte ho già ricordato, e sostanzialmente che non è chiaro e non vi è certezza che un punto elencato nella delibera del 39 importante, la realizzazione di opere pubbliche esterne all'ambito, sia espressamente prevista. È un po' il discorso che avevamo visto prima, cioè delle osservazioni formulate, no? E cioè dice le osservazioni del Consiglio sono quelle che avevamo visto prima, ma a un certo punto dice il legale è chiaro che un simile indirizzo, ovvero impegno, avrebbe dovuto tradursi in una clausola specifica del testo negoziale d'accordo di programma, ma una clausola del genere manca. Dunque, almeno per questo aspetto, le controdeduzioni secondo le quali i profili evidenziati in sede di assunzione della deliberazione consigliare 39 debbono intendersi riscontrate da quanto convenuto nel presente accordo non risulta immediatamente condivisibile e verificabile. La controdeduzione si basa esplicitamente su quanto riferito in conferenza dei servizi dal rappresentante del Comune. Il Consiglio Comunale non può ora limitarsi a rilevare una tale incongruenza per non ratificare l'accordo, ma piuttosto dovrebbe verificare l'esito di una più approfondita disamina di istruttoria compiuta e di rilavorare costituenti l'accordo, qualora emerga che in realtà le istanze dei comuni non furono prese in considerazione, o se prese in considerazione, furono rigettate con una motivazione assolutamente non condivisibile. Il Consiglio Comunale potrebbe perciò non ratificare l'accordo, dice, e difatti dice il legale, non condivisibile perché non c'è una clausola specifica nel testo negoziale su questo punto fondamentale, che sono la realizzazione di opere pubbliche
anche all'esterno dell'ambito del film. L'altro problema, che è un problema francamente vi dico spinoso, che ci ha fatto riflettere parecchio, è il testo proprio dell'accordo di programma, nella parte in cui sia la fase istruttoria sia poi la fase decisoria, tutta la parte che riguarda la questione della definizione di cosa si va a realizzare lì. Allora, nella bozza che è stata messa a disposizione dei consiglieri che hanno espresso la loro volontà a maggioranza di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione, c'era scritto praticamente che i privati, nelle premesse si diceva che si è riscontrata la possibilità a una revisione dell'intervento, l'intervento che era quello originariamente previsto, con un alleggerimento del carico in sedia sicura e anche un miglioramento estetico dell'intervento per la vicinanza alla continuità del centro storico e anche a un potenziamento del beneficio pubblico ricavato infrastrutture nuove. Però dice il testo che tale disponibilità alla riduzione volumetrica è legata alla richiesta del proponente privato, richiesta che esso considera come condizione per procedere alla revisione. Quindi il privato ha messo una condizione, dice: io sono disponibile a rivedere questo, a condizione di avere una destinazione commerciale per una media trattino grande struttura di vendita, funzionale a un progetto pilota di creazione di un centro commerciale naturale. Questo testualmente nella bozza messa a disposizione dei consiglieri. E si dice funzionare a progetto pilota di creazione di un centro commerciale naturale. Vi tralascio poi finalizzata che cosa, perché se ne sono dati abbastanza noti, ma era la valorizzazione del centro storico, a contenere l'esodo della popolazione verso la pianura e quant'altro. Nella stesura definitiva dell'accordo che noi abbiamo a disposizione si ripete tutta la parte che ho letto prima, disponibilità, revisione di intervento a condizione che eccetera, tutto si ripete testualmente, di avere una destinazione commerciale per una media trattino grande struttura di vendita, tutto ripetuto, funzionare a un progetto pilota di creazione, in quanto uguale, di un polo di attrattiva sociale. Cioè passiamo dal centro commerciale naturale a un polo di attrattiva sociale. E qui evidentemente ci siamo chiesti, e i legali a cui abbiamo dato il carico si sono chiesti, che cos'è il polo di attrattiva sociale, come mai il centro commerciale naturale è diventato un polo di attrattiva sociale. I consiglieri comunali che avevano a disposizione la bozza e che hanno votato un accordo, una bozza di accordo, autorizzo il sindaco a sottoscrivere quella bozza di accordo che aveva, come dire, una definizione pur di massima progettuale dal punto di vista del contenitore, per quanto stiamo parlando di un progetto di massima e non di un esecutivo definitivo, quindi manca tutta una serie di elementi per focalizzare l'intervento, ma quantomeno c'è una cognizione del contenuto. Si trovano a capire qual è il contenuto, cioè quali sono le destinazioni esatte di quelli che saranno allocati in quel contenuto, perché prima si parla di centro commerciale naturale, poi si parla di polo di attrazione sociale. Il problema che ci poniamo è, mentre il centro commerciale si sa cos'è ed è definito da una normativa regionale e il privato bene o male non ha mai fatto mistero che era quello che voleva realizzare, cioè l'ha sempre detto che voleva realizzare un centro commerciale, nella stesura definitiva ci troviamo il polo che è il sociale, definizione che non troviamo in nessuna normativa regionale né statale e che non ci è dato a conoscere. Che cos'è il polo di attrattiva sociale? Giustamente i legali che abbiamo incaricato, che sono, ripeto, i legali della presente amministrazione, dicono, dunque in sostanza, proprio i punti
di maggiore interesse urbanistico e sociale per il comune, che messi in rapporto con l'altro sono ad oggi assolutamente non intelligibili. Parentesi, in cosa si sostanzia un polo di ricchezza sociale? In concreto, quale destinazione si inserirà in una superficie così grande? Finora, in effetti, nessuno ha saputo risponderci. Qua vediamo se nel dibattito finire questa risposta emergerà. Ad oggi non abbiamo avuto una risposta a questo quesito. Non è un quesito di secondo piano. Io invito i consiglieri tutti a riflettere con molta attenzione su questo, perché i consiglieri comunali che avevano affidato il delegato il sindaco alla sottoscrizione era la sottoscrizione di un accordo che doveva avere una definizione puntuale in corso d'opera, come dire, in sede di decisoria definitiva. Questo testo varia su questa dicitura, ma non varia su una questione, come dire, due punti, una virgola, un punto e virgola, o il centro commerciale naturale li tolgono il naturale. Varia su una questione che è estremamente importante, e questo estremamente importante lo dico perché i consiglieri comunali che hanno autorizzato avevano il diritto di sapere quali sono le destinazioni d'uso precisamente, come ce l'hanno i consiglieri comunali attuali, anche perché il consiglio comunale, come dire, è sempre lo stesso, non dal punto di vista della composizione dei consiglieri, ma l'organo è sempre quello istituzionalmente. L'organo va autorizzato a condizione che, e conoscendo quel testo, l'organo questa sera ratifica, non ratifica, sospende o quant'altro, conoscendo perfettamente quello che si va a fare. Se non si conosce perfettamente quello che lì si va a fare, gioco forza, non serve nemmeno probabilmente il parere legale per dire che non siamo in condizione. Assolutamente non, i consiglieri comunali non sono posti nelle condizioni di conoscere puntualmente le destinazioni d'uso di un'area di quella puntata. Questo aspetto però del problema non sarebbe completo se non vi dicessi anche che la cosa si complica da che cosa? Dal fatto che, se andiamo a guardare tutti gli atti dell'istruttoria, la Regione nel parere della Commissione Tecnica del 27 aprile 2012, che ha espresso parere favorevole, c'è un passaggio in cui si dice: attualmente nella programmazione regionale del commercio non esiste alcuna disponibilità di superfici commerciali per grandi superfici di vendita come definite dalla legge regionale 15/2004. Pertanto non è assentibile la possibilità di inserire una grande struttura di vendita, anche se la definizione delle destinazioni è demandata alla fase successiva di approvazione dei progetti definitivi e istituzionali, materia che ben conosce il consigliere regionale Monti. Questa assenza di totale di disponibilità per superfici commerciali, grandi superfici di vendita come le dettagli. Questa sottolineatura è del comitato tecnico regionale quando ha espresso il parere. Come dire, attenzione, noi facciamo una valutazione meramente urbanistica, di compatibilità urbanistica, ma non possiamo esprimere nulla in termini autorizzativi sulla superficie di destinazione a vendita, perché non c'è nulla al momento attuale di disponibilità sulla superficie commerciale. Noi non conosciamo il perché e per come il centro commerciale naturale diventa polo di azione sociale. Leggiamo solo il caso, perché poi alla fine le intenzioni o le frasi che si sono dette o quanto è stato discusso non ci interessa, perché poi quello che andiamo a verificare sono il testo dell'accordo, gli allegati e le cartografie, perché quelle vincono, il resto non vincono. Giustamente i legali interpellati dicono: attenzione, questo è un punto fondamentale di non chiarezza e di non intelligibilità. Ad esempio, il polo di attrazione sociale in che cosa consiste e quanta superficie occupa? Qual è la superficie a grande di destinazione, come
come dicevamo prima, di superficie di vendita e qual è invece il polo di attrazione sociale. Sono sinonimi? No, non possono essere sinonimi, nel modo più assoluto. Se no non ci sarebbe neanche stato bisogno di una frase di comitato tecnico regionale. Altro aspetto che viene sollevato è quello della, del carico urbanistico, dove si dice, attenzione, il carico urbanistico non è così semplicisticamente risolvibile il fatto che ci sia una forte riduzione del carico urbanistico derivante dal fatto che diminuisce la volumetria fuori terra, quella tecnica giuridica, insomma, perché c'è una volumetria notevolissima interrata. E questo evidentemente non è un problema giuridico, è un problema di carico urbanistico, perché i nostri galli sottolineano la particolare attenzione su questo dal punto di vista delle interrelazioni che questo ha sotto il profilo della viabilità e quant'altro. Questo non è un aspetto giuridico, ma è una sottolineatura necessaria per capire come il carico urbanistico inteso in senso giuridico urbanistico è una cosa, il carico urbanistico inteso in senso sostanziale è un'altra cosa. Terzo ed ultimo punto da sottolineare è quello del credito della volumetria edificatoria. Dalla lettura dell'accordo di programma si poteva evincere che la proprietà aveva rinunciato al credito della volumetria residua, e cioè aveva diritto a una edificazione di circa 56-57 mila, adesso non ricordo il dato esatto della relazione programmatica, metri cubi, mentre andava a realizzarne 35.000, no? Esattamente 36.500, perché 35.100 metri cubi nell'ipotesi progettuale di partenza più 1.400 metri cubi del fabbricato identificato catastralmente al foglio 49. E in realtà la potenzialità dell'area, come abbiamo visto prima, era assolutamente superiore sull'ordine dei 56-57 mila. Ora il credito di cubatura residua sembrava rinunciato alla cultura del fronte. In realtà anche questo non è vero, perché se andiamo a leggere il testo della relazione programmatica che, come è noto e come basta guardare gli atti, tutti i consiglieri che hanno avuto accesso, è un allegato dell'accordo, è un allegato approvato e vincolato dell'accordo, nella relazione programmatica si dice chiaramente e testualmente che appunto l'accordo di programma è sostanzialmente la proprietà si riserva, si impegna a intrattenere con la proprietà del comune in via collaborativa una continuità di contatti istruttori, dice testualmente la relazione, al fine di verificare tempi e modalità di allocazione, anche frazionata, della residua volumetria derivante dalla capacità di edificatoria assegnata all'area dall'ultimo piano di intervento e non utilizzata in opera. Cioè, come dire, questo credito di volumetria non è stato rinunciato, non è rinunciato né nella quantificazione né se è stato rinunciato, non è in discussione, è in discussione semplicemente i tempi e i modi di attivazione di questo credito con allocazione anche frazionata in altra sede. Quindi non è nemmeno vero che c'è stata rinuncia al credito della volumetria, se leggiamo l'accordo di programma, ma se lo leggiamo in relazione alla relazione programmatica che è testo integrato, nessun legale potrebbe dire che non è un testo che fa parte dell'accordo, perché è un allegato approvato per la CETRE. Quindi questo è un altro tassello. Allora, queste sono alcune delle numerose criticità che sono state riservate e osservate e accertate, e cioè quelle che dicevo prima, delibera il Consiglio Comunale autorizzativo in relazione al testo dell'accordo allegato, prescrizioni ottemperate e non ottemperate. 1. 2.
la questione che abbiamo appena visto adesso, il testo dell'accordo, centro commerciale naturale e la evoluzione del testo. Credito urbanistico, queste sono alcune delle criticità, ce ne sono poi altre. Ma tutto questo cosa ci ha portato a dire, anche a seguito del parere di gara? Siamo in grado, avendo rilevato queste difformità, queste criticità, queste inottemperanze, la variazione del testo dell'accordo di programma sul punto che ricordavo prima, il Consiglio Comunale innanzitutto può dire in scienza e coscienza e in onestà intellettuale che quanto aveva dettato come prescrizione sia stato ottemperato? Oggettivamente no, e documentalmente. Si può dire in scienza e coscienza, guardando le carte e non con interpretazioni, come dire, fantasiose, che la dicitura che compare del centro commerciale naturale sia identica a quella del centro di attrazione sociale? No, se non con un'interpretazione ancora una volta fantasiosa e non letterale, perché poi alla fine sono le parole che pesano e contano. Quindi siamo in condizioni di ratificare con tranquillità un accordo di programma che ha tutte queste lacune e difformità e criticità? No, vista l'importanza della responsabilità che si assume il Consiglio Comunale e si assume ogni consigliere in ordine a quanto abbiamo detto. Ed è per questi motivi che la proposta che è stata formulata, che voi avete trovato in delibera, non è una proposta di ratifica dell'accordo di programma, che era l'atto finale della procedura della delibera della Giunta regionale. È una proposta di sospensione. È una proposta di sospensione con motivazioni che non sono motivazioni né peregrine né pretestuose, ma sono motivazioni, come dire, estremamente documentate, ragionate, documentate e fondate su parere legale congruo, completo, e che ci dice che è un atto sostanzialmente dovuto questo e che è possibile la sospensione quando ci sono tanti e tali elementi. È assolutamente un atto possibile e doveroso, perché fa parte dei compiti del Consiglio compiere tutte le verifiche puntuali perché vi sia la verifica del rispetto della legalità, della correttezza procedurale e contenutistica. Questi aspetti tutti insieme non li abbiamo accertati, sussistenti o completezza, per i motivi che ho detto nel tempo, e pertanto la proposta è stata quella, come avete trovato in delibera, di sospendere per effettuare questa istruttoria a pieno nelle sedi competenti, che non sono un dialogo proprietà ente pubblico, che sono la revisione nella sede competente, che è quella regionale, perché questo è previsto peraltro anche dalla legge, l'articolo 7, quando le difformità sono difformità che possono essere determinate con semplice determinazione degli enti, dei singoli enti, che sono quelle di dettaglio di rilevante, ma sono di natura, come dire, sostanziale. Una delle tante è quella che ricordavo prima, è la sostanziale, e implica la remissione in istruttoria nella sede competente della conferenza dei servizi. È in quella sede che dovrà essere sviscerato e valutato tutto quello che abbiamo detto, riaprendo il tavolo delle verifiche e dell'iter procedurale. Questa abbiamo ritenuto essere la strada puntuale, corretta e precisa, e su cui assumersi le responsabilità e su cui il Consiglio è chiamato a discutere. Non vado oltre perché mi scuso di essere già stato anche troppo lungo, e sono a disposizione poi per qualsiasi attività che voglio fare.